Novità per quanto riguarda alcuni abusivi di Caltanissetta, abusivi che hanno occupato anni fa le case popolari. Assessore Campione, quali novità? Ma le novità sono queste: già stamattina abbiamo incontrato una decina di famiglie che possono regolarizzare il contratto pur essendo abusivi, perché lo sono prima del 2001. Questa cosa è molto importante perché le famiglie si sono dimostrate disponibili a regolarizzare il contratto pagando le more e quindi rateizzando l'affitto che loro pagano regolarmente. Anzi, qualcuno, la cosa che mi ha fatto molto piacere, era contento di questa proposta. Già sono 10 famiglie che insieme, la cosa più importante forse è questa, che l'IACP insieme al Comune le riceverà un'altra volta giovedì mattina per regolarizzare assieme. Perché, ecco, e voglio che sia chiaro, anche se che confusione l'abbiamo creata anche noi tutte istituzioni, quasi allo scaricabarile. Stiamo cercando di lavorare insieme, l'ICP, il Comune, il prefetto quando viene coinvolto, la polizia e così via. Il primo passo l'abbiamo fatto oggi, giovedì speriamo che riusciamo a concludere questi contratti. Quindi quali sono i requisiti per regolarizzare gli abusivi? Essere abusiva prima del 2001, e a questo punto l'ICP rateizzerà il pagamento del canone e quindi si diventa proprietari effettivi della casa. Si tratta di residenti a Santa Barbara? No, si tratta di alcuni residenti un po' dislocati ovunque, si tratta di residenti delle case popolari, non si tratta soltanto di residenti in quel luogo o in quell'altro luogo. Effettivamente oggi qualche famiglia non si è presentata, non le abbiamo convocate con telegramma, ma ora stiamo facendo una riconvocazione per quelle 4 famiglie che non erano venute, addirittura con il MES. Ma quindi, a parte queste 10 famiglie, c'è la possibilità che altre rientrino in questi requisiti oppure no? Sì, ce n'è la possibilità, anche perché si sono messi in contatto l'assistenza sociale del Comune con l'IACP e hanno detto che ci sono altre posizioni da regolare.